cose qui. Quindi nell'embrione le cose sono molto differenti rispetto a quello che capita in un uomo adulto. Per cui utilizzare per esempio delle cellule di un embrione permette di far sì che queste cellule possano formare molto più tipi di cellule definitive, mature, funzionali, che non invece nell'uomo adulto. Tuttavia esistono delle tecniche che hanno sperimentato in cui è possibile prendere delle cellule adulte e quindi che hanno una competenza, una determinazione ad evolvere solo verso un determinato tipo cellulare, farle ulteriormente differenziare, cioè diventare filogeneticamente immature, e poi avere, poi far sì che queste cellule diano origine al tessuto che si vuole riparare. Scusate, purtroppo mi sono dimenticato. Queste, quindi esistono queste cellule staminali indotte artificialmente. Su questa base, su questo presupposto teorico, che indubbiamente appare dimostrato, si è mosso il signor Vannoni, il quale ha preso delle cellule del midollo osseo, i quali contengono vari tipi di cellule staminali, comprese delle cellule mesenchimali staminali, anche se in quantità ridottissima, mi sembra intorno allo 0,01%, ha preso queste cellule, le ha coltivate in presenza di acido retinoico e dice che, avendole coltivate, ne induce la possibilità che queste cellule evolveranno poi verso dei neuroni. Ha poi conservato queste cellule in alcol miristilico e poi le infonda ai pazienti. Naturalmente, quando uno usa delle cellule staminali indotte, pluripotenti indotte, non c'è necessità che faccia una terapia immunosoppressiva. Questo, per esempio, a differenza dei esperimenti fatti da neurologi americani o in Italia da vescovi. I neurologi americani utilizzano embrioni che residui da inseminazione artificiale, mentre vescovi utilizza delle fettine di tessuto nervoso prelevate da feti morti o da aborti, e queste cellule, che indubbiamente danno queste sì origine a cellule nervose, sono iniettate non in vena, ma sono iniettate nel liquido cefalorachidiano e devono essere iniettate con una terapia immunosoppressiva. Invece, nel metodo standard, le cellule, essendo del midollo osseo del paziente, non hanno questa necessità di fare queste, di sottoporre i pazienti anche a queste terapie immunosoppressive. Naturalmente c'è tutta una storia molto complessa e direi anche molto precisa e aggiornata anche su Wikipedia,
e che non vi sto a raccontare perché è seminata di date, sentenze del tribunale, controsentenze, commissioni, prese di posizione dei ministri, dico solo alcune cose essenziali. Prima di tutto che questo metodo è stato si è sottoposto Vannoni stesso in Ucraina perché aveva avuto una paralisi facciale, ne è stato entusiasta, si è convinto e poi è arrivato a Torino nel sottoscala di un suo laboratorio, ha impiantato questo laboratorio facendo venire dei biologi ucraini che lo aiutassero all'inizio. Già da questo, poi successivamente si è trasferito in un istituto di estetica di San Marino, dove ha continuato queste manipolazioni di cellule e manipolazioni anche di equazioni. Il magistrato Guaglianello di Torino già dal 2009 aveva indagato questo e aveva trovato che questi laboratori o questi luoghi non soddisfacevano i requisiti minimi di una igiene sanitaria né che si sapesse molto bene che cosa si iniettava ai pazienti, per cui aveva già subito emesso una sentenza che aveva fatto chiudere il laboratorio di Torino e il laboratorio di San Marino. Però Vannoni poi è andato avanti, ha portato delle altre prove, ha convinto altre persone e quindi poi questi esperimenti sono andati avanti fino al 2011, quando c'è stata una commissione anche dell'AIFA e del Centro Nazionale dei Trapianti che hanno detto che questo metodo non era per nulla, diciamo così, accettabile. Non c'era letteratura dal punto di vista scientifico e non c'era alcuna ragione particolare che questi esperimenti controllassero. In particolare veniva a essere anche detto che Vannoni avrebbe potuto procurare alcuni protocolli di sperimentazione e procurare ulteriore letteratura. Si arriva poi così nel 2011 al coinvolgimento del dottor Andolina, il quale poi ha inventato questa ipotesi delle terapie compassionevoli e con questo motivo ha cercato di portare avanti questi esperimenti sono stati notevolmente, diciamo, bastonati nel 2013 quando queste sperimentazioni vengono sospese per un intervento del NAS e dell'AIFA. Quindi che in pratica queste ragioni dei NAS dicevano che queste cellule mesenchimali provenienti dal midollo non si trasformavano in neuroni, che secondo che le cellule mesenchimali infuse erano per lo più morte,
e non vive, o almeno le cellule vive erano in quantità insufficiente a produrre qualsiasi beneficio, e poi soprattutto, terzo, c'erano dei prodotti tossici all'interno delle soluzioni o di questi, sì, queste soluzioni iniettate. Però a questo punto si muove un membro delle istituzioni della regione Lombardia, il quale anche lui, tra l'altro, si sottopone a questa cura e induce la regione, o si fa promotore presso la regione Lombardia, perché la regione Lombardia negli ospedali di Brescia paghi questa sperimentazione. Non ci è detto, almeno non lo so se tu Fulvio lo sai, in che maniera sono state pagate, se come DRG oppure con i fondi particolari messi un po' fuori cassa da Formigoni, con cui anche ha parlato il Maugeri. Non mi sembra che, pur avendo richiesto anche in consiglio regionale queste precisazioni, che la Giunta abbia mai risposto. Questo no. Come? Io sono stato a una riunione della terza commissione in cui parlavano della vicenda Stamina, ma dal punto di vista finanziario non hanno detto. Non hanno detto niente. C'era l'assessore. L'anno 2013 è anche un anno particolare, nel senso che in una trasmissione di Italia 1, Le Iene, sono state dedicate diverse puntate a Stamina, e quindi lodando questo metodo. Ed è interessante anche una considerazione che fa pochi giorni fa Jens su Sanità Internazionale, dicendo che la stessa Italia 1 nel 1999 aveva propagandato, aveva diffuso il metodo di Bella, ci sono tra il metodo di Bella e il metodo Steinmeier indubbiamente delle vicinanze e delle discordanze. Il metodo di Bella si basava su farmaci certificati o messi nel prontuario internazionalmente, nei vari prontuari farmaceutici, farmaci quindi dotati in genere di efficacia, ma non di efficacia contro i tumori. Basta ricordare la somatostatina, che si lega solo ai recettori di alcune cellule endocrine dell'apparato digerente, ma non si lega alle membrane cellulari di altri tipi di cellule. Per cui pensare che questa somatostatina potesse entrare all'interno della cellula e esercitare le sue funzioni biologiche è tra tutta una pura e semplice fantasia. A differenza di questo, il metodo Stamina invece utilizza delle modalità terapeutiche non convalidate dalla ricerca scientifica. E poi sia invece l'assonanza è che sono state fatte delle sperimentazioni, indotte o obbligate dalla magistratura sotto a furor di popolo. E questo è un fatto grave che commenterò alla fine. Ed è sempre a furor di popolo che Balduzzi pochi giorni fa ha giustificato alla Camera il suo intervento, perché nel 25 settembre 2013 aveva emesso
un decreto legislativo, il numero 24, dicendo così che bisognava ancora sperimentare e dare il metodo stamina, e dando un certo credito al metodo stamina, questo anche contro il parere dell'AIFA e contro il parere del Centro Nazionale dei trapianti. Ed è, diciamo così, quindi subito una considerazione facile da fare, anche se un po' demagogica, che il governo dei tecnici si muove, no? A favore di popolo e non in base a delle conoscenze tecniche. E quindi e poi c'è questa aspetti, diciamo, della regione Lombardia, che indubbiamente gioca molto a nascondino, ma come sappiamo Maroni nel suo intervento ha dato tutte le colpe al governo, la regione non c'entra niente, fatto sta che penso anche era forse una captatio benevolenza nei confronti della regione, qualcosa di simile, i medici di Brescia hanno accettato, no? di fare questi trattamenti, salvo poi anche loro pochi giorni fa poi sconfessare questo loro operato, hanno detto chiaramente in pubblico che hanno agito molto superficialmente, rifiutandosi di fare queste infusioni. Naturalmente i malati che erano trattati hanno protestato e il direttore generale dell'ASL di Brescia ha detto: ma sì, io verrei ancora forse incontro a voi, ma non lo faccio perché ho un'impossibilità tecnica di fare queste infusioni. I medici si rifiutano, quindi a chi io le faccio fare queste infusioni nel mio ospedale? E quindi, la cosa cessa. Mi sembra che questo sia avvenuto in questi ultimi giorni. Ad ogni buon conto volevo un momentino sottolineare alcune, diciamo così, mie impressioni che ho avuto da questa vicenda. Una è indubbiamente quella già cui ha accennato già il professor Duca, che questi episodi vari rappresentano un po' la punta dell'iceberg di una corruzione diffusa in sanità, corruzione diffusa che Bisanti, direttore della Genas, ha pochi mesi fa, due mesi fa, contabilizzato in circa 6 miliardi di euro all'anno che la sanità dà alla corruzione nazionale. Poi un secondo diciamo, considerazione è quella della scarsa cultura scientifica di tutta la società italiana, e qui viene anche chiamata in ballo la scuola, ma sicuramente i magistrati che dovevano diciamo, emettere delle sentenze non avevano chiaro quello che può essere una cultura scientifica, proprio iniziata, diciamo, in Italia da Galileo. E a questo proposito viene la pena di considerare anche un libro scritto alcuni anni fa da Rea, intitolato La fabbrica dell'obbedienza, in cui evidenzia il luogo anche del Vaticano, della politica del Vaticano reprimente Galileo e reprimente tutta una serie di liberi pensieri che nel
rinascimento tendevano a nascere in Italia, che è stata estremamente efficace nel raffreddare, nel sopprimere tutti questi movimenti, e che secondo Rea questa influenza dannosa c'è fino ai nostri giorni, tanto è vero che parla della controriforma come fabbrica dell'obbedienza. Ma poi c'è un'altra cosa che secondo me va ricordato in Stato, e questa cosa l'ha anche ricordata Fani, il direttore di Agenas, dicendo: fate attenzione che Stamina può essere utilizzato come il grimaldello per fare entrare nella società italiana una immissione in commercio di farmaci o di interventi terapeutici, chirurgici o no, senza gli opportuni controlli. Questo effettivamente entra nel quadro generale cui accennava direttamente anche Duca, di una società senza regole. Quando tutto è mercato, come dice Duca, non ci vogliono regole, non ci vogliono controlli. E quindi questi famosi lacci, laccioni che imbrigliano il mercato italiano, di cui già parlava, no, Carli, e poi si sono trascinati nei pianti contigui di Confindustria in questi anni, in effetti tendono e vogliono arrivare ad una società senza regole che permette queste cose. E questo naturalmente in maniera nettamente, diciamo, opposta a quei principi invece della riforma sanitaria, che mi sembra l'articolo 30, dove parla dei farmaci, dice che possono essere immessi nel prontuario generale farmaci di provata efficacia clinica, farmaci in cui il rapporto costo-beneficio e soprattutto il rapporto rischio-beneficio sia favorevole. Ecco. Quindi noi avevamo, da un punto di vista teorico, una riforma sanitaria che, se applicata, avrebbe potuto anche, diciamo così, difenderci da una sperimentazione, da questi interventi terapeutici. Non si vuole applicare la riforma sanitaria con tutte queste conseguenze, che mi sembra vengono poi anche più approfonditamente esaminate in questo corso di cui questa non è la prima riunione. Grazie dell'attenzione.